Sono volontari con la passione dell'informatica e da marzo, quando le scuole hanno chiuso i cancelli e il computer per gli studenti è diventato l'unico compagno di banco, hanno deciso di aiutare i bambini in difficoltà. Quando si è aumentata la realtà della didattica a distanza, di fatto abbiamo cercato di intervenire anche da questo punto di vista, cercando da una parte di fornire gli strumenti adatti perché i bambini potessero partecipare a queste didattiche, anche attraverso una campagna fondi che è tuttora in corso, in quanto intendiamo acquistare per ogni bambino almeno un tablet in modo che abbia la possibilità di potersi collegare e soprattutto proporre quello che è il digital, l'educazione digitale. Sono una quarantina adesso, tra italiani e stranieri, ma con il coronavirus ancora in circolazione si stanno preparando ad aiutarne ancora di più. E ora immaginiamo che aumenteranno i numeri perché soprattutto nel centro storico di Genova la situazione sta iniziando a diventare pesante e già diverse famiglie hanno segnalato il bisogno, quindi penso che fine anno arriveremo a 60-70 famiglie almeno, una logica di lavoro di rete anche con altri soggetti del territorio.